Centro Anch'io. Centro Anch'io. Amici, ben ritrovati. Oggi ci troviamo sotto il volto di Via Laura Cereto, vicino a Via Trieste. Vi raccontiamo ciò che resta della Torre dei Camignoni e di altre tracce di case forti localizzate in questa zona. Centro Anch'io. Oltre alla Torre d'Ercole, di cui abbiamo già parlato, un tempo sorgevano altre case forti nella zona di via Carlo Cattaneo. Della Torre dei Camignoni è possibile vedere il basamento sotto l'arco di via Laura Cereto. Il resto della torre è stato inglobato nei palazzi circostanti. In uno degli spigoli della torre si può notare, quasi cancellato, un basso rilievo, probabilmente di origine romana. Tra via Trieste e via Gabriele Rosa si può vedere il basamento di un'altra torre, stavolta è Torre degli Imili o Torre di Porta Nuova, che fu proprietà di Vincenzo Foppa. In questa zona, nascosta in un piccolo vicoletto che porta il suo nome, c'è la chiesetta romanica di San Marco Evangelista del 200, una delle poche arrivate fino a noi con le forme originali. Conserva all'interno tracce degli affreschi originali e una tela di Pietro Damarone. L'aforisma di oggi è davvero saggio. È il male, il be, presto, tardi, turno andré. Prestissimo se state con noi. Qui, fermi. Centro Anch'io. Allora, è il male, il be, presto, tardi, turno andré. Vero, falso, scopriamolo immediatamente. La signora Mariella, lei è di Brescia, signora Mariella? Sì, provincia. Provincia, di che zona? Nuvolera. Nuvolera, bene. Signora Mariella, è il ma e il be, presto o tarde, i turno andrè. È che il male e il buono poco tardi torna. Quindi, Torna prima il male o il bene? Il male. Allora è meglio fare il bene. Sì, direi proprio di sì. Vantaggioso parola della signora Mariella from Nuvolera, in compagnia di Mattia e di Alessandra. Poco tempo, poi li lasciamo liberi alla loro passeggiata. El ma e il be, caro Mattia, presto o tardi, i turno andré. Allora, il bene e il male, presto o tardi, tornano indietro. Bene, bravo. Non so parlarlo, ma almeno lo capisco già qualcosa, no? E è davvero questo ti è capitato nella vita? Sì, beh, quello... Comunque sì, ti torna indietro il bene. Più bene fai, più bene ti torna, in teoria. Poi a volte ti torna anche del male, comunque. Claudio from Lumes Angeles, da Lumezzane. Quanti anni hai, Claudio? 20. 20 ed è a spasso da solo, ma io non so sti giovani d'oggi così... sbarbatelli. El ma, el be, presto, tarde, i turno andré, caro Claudio, dici un po'. Il male e il bene, presto, tardi, tornano indietro. Cioè, se fai del male o se fai del bene, ti viene dato indietro. Tu hai provato questo? Sì, qualche volta. Quindi sono cose belle, mai fregature. Dipende. Non hai fatto del male. In compagnia della signora Anna Maria, a cui ormai abbiamo rovinato il riposo, ma stiamo qua pochissimo. Per questo detto, el ma el be, presto tardi, turno andré, signora Anna Maria. Sì, il male o il bene, prima o poi, torna indietro. Se male ti fai del male, se bene dovrebbe tornare del bene. El ma el be? El mal el be. Ah, il male e il bene, presto tardi, tornano indietro. Giusto, più il male prima, il bene con calma, però dicono che torna. Arriva prima il male. Il male è proprio immediato. La fregatura c'è subito. Tipo Aulin per il mal di testa. Il bene è tipo, come si dire? Un po' come i rimborsi delle tasse. Va là, 5 anni hanno tempo, dicono, quindi ce la faranno. Male e il bene, presto o tardi tornano, ritornano alla persona. Lei, signora Davina, ha sperimentato nella sua vita questo? Ah sì, sì sì sì. Sul bene, vero? Sì, naturalmente. Bene, grazie signora Davina. Certo che è facile. Quello, se tu fai del male a qualcuno ti ritorna indietro e se fai del bene a qualcuno domani te lo trovi. Quindi è più conveniente fare del bene. Beh, giustamente. È il male, il be, presto o tardi, turno andré. Il male, il bene, prima o poi tornano indietro, la traduzione è lineare. Insomma, la vita è una proverbiale ruota che gira, è più vantaggioso però fare del bene, che ne dite? Grazie per essere stati con noi amici, vi diamo appuntamento alla prossima.